questione corruzione, come affrontarla, idee, proposte e suggerimenti. Questo è il titolo della giornata studio promossa da Unicost e dall'Associazione Nazionale Magistrati, dove esperti, magistrati e istituzioni si sono dati appuntamento per confrontarsi sulle novità introdotte dalla riforma anticorruzione, recentemente approvata dal Parlamento. Una tavola rotonda in cui gli addetti ai lavori hanno contribuito a portare idee e proposte sulle strategie da mettere in campo per contrastare al meglio il fenomeno. Così il magistrato Luca Palamara. Una legge che costituisce un punto di partenza, che contiene degli aspetti positivi ma purtroppo degli elementi di criticità. Una legge può funzionare se tutto il contesto funziona, purtroppo il processo penale fa acqua e ci sono degli aspetti sui quali non si è intervenuti: prescrizione, falso in bilancio, autoriciclaggio, voto di scambio politico mafioso. Tutte sulle situazioni sulle quali intervenire nel prossimo futuro. Presente al convegno il ministro della giustizia Paola Severino, per il guardasigilli questa legge rappresenta un bel primo passo perché combatte efficacemente la corruzione sia dal punto di vista della prevenzione che da quello della repressione. I nuovi reati introdotti ci mettono alla pari con altri paesi europei e le pene sono più elevate.